Amici Trebi Meteo, bentornati a questa nuova edizione del TG di Trebi. Vediamo la distribuzione della pressione al suolo a livello europeo per capire un po' cosa accadrà nei prossimi giorni, perché guardate, il vero centro motore delle perturbazioni atlantiche si trova sul nord Atlantico, quindi in realtà non influenza direttamente la nostra penisola, ma da noi la pressione atmosferica non è eccessivamente alta, anzi, e quindi acquazzoni temporali continuano a formarsi nelle ore pomeridiane, soprattutto a ridosso delle zone montuose. Lo vediamo anche da questa serie di immagini, con appunto i temporali che nel pomeriggio sono numerosi su Alpi, Prealpi, lungo la dorsale appenninica, ma cominciano ad essere un po' meno frequenti e meno intensi rispetto ai giorni scorsi. Quindi ancora, dicevamo, il rischio temporale rimane alto, però appunto attualmente sono più confinati sulle zone montuose. Vediamo il dettaglio con Alpi, Prealpi e dorsale appenninica, che vedranno appunto i bravi acquazzoni e temporali pomeridiani, spesso per fortuna di breve durata. Invece le aree pedemontane cominciano ad avere una minore probabilità di precipitazioni e ancora meno se ci spostiamo verso le pianure o addirittura la fascia costiera del centro-sud, dove in realtà questa probabilità di acquazzoni praticamente è nulla. Quindi un parziale miglioramento lo vedremo in effetti nelle prossime ore e nei prossimi giorni. Però attenzione, perché dopo una partenza del weekend relativamente buona, nella giornata di domenica una vera e propria perturbazione atlantica si avvicinerà alle regioni settentrionali, e così per il nord domenica sarà una giornata con il ritorno di piogge e anche qualche temporale, soprattutto sulle regioni di nord-ovest, ma in estensione poi anche a quelle di nord-est. Con questo è tutto, ma per i dettagli anche appunto sul fine settimana vi consiglio di scaricare l'app gratuita di Trebi Meteo.